Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo ad imparare le 5 posizioni di una scala maggiore. Prenderemo inizialmente come riferimento quella di Do, chiaramente per semplicità, e poi comunque proveremo a spostarla di tonalità. Allora, le prime regole sono: non colpiamo corda vuoto, quindi non colpiremo le quattro corde, ci sposteremo più verso il basso, tanto queste note qua le troviamo poi più avanti sul basso elettrico. Seconda cosa, io devo suonare la scala maggiore, è vero, però non devo partire necessariamente da Do per arrivare soltanto a Do, quindi la scala di Do maggiore parte da Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, andate e ritorno. Però come magari hai potuto vedere, io ho ancora delle altre note da prendere tenendo la mano ferma, ok? Quindi questa cosa della mano ferma è una delle cose che mi porta a suonare queste 5 posizioni. Quindi io vado ancora a sfruttare le note che mi mancano per avere tutta la posizione completa. Quindi partirò dalla nota più grave, che non va a prendere corda vuoto, una delle prime regole. Quindi non mi, non fa, perché sennò farei fa, sol e poi avrei il la a vuoto, oppure sposto la mano. Non devo spostare la mano verso il basso, verso il ponte. Quindi la mia prima nota della prima posizione in Do maggiore è il sol. Il sol, ricordo, è il quinto grado di Do. Parto da sol e vado a prendere, senza spostare la mano, assegnando un dito, un tasto ad ogni dito, assegnando un tasto, vado a prendere tutte le note che mi è possibile. Con 4, avessi un 5 corde, sarebbe 5, altrimenti anche 6. Parto da sol, quindi sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E torno indietro, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Ok? Quindi io non ho suonato la scala di Do maggiore, ho suonato le note della scala di Do maggiore partendo da una nota e finendo su, casualmente ho finito qua in Do, però è più estesa. Io vado a sfruttare tutte le note della scala, ma senza legarmi alla posizione da Do a Do. Quindi, proseguendo sulla seconda posizione, dopo il Sol viene La, io parto da La a mano ferma col dito 1, quindi La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Arrivato qua avrei il Si naturale o qua, ma non posso spostarmi in giù, oppure sarebbe un allargamento, cosa che non c'è nelle 5 posizioni. Ho fatto Sol, La, vado a fare uno scivolamento verso il manico, Sol, La, Si con il dito 1, e poi vado a concludere la mia posizione sempre a mano ferma, un dito, un tasto, Si, Do, Re. Tornando indietro, Re, Do, Si, torno in posizione come ero salito, quindi non col mignolo ma con l'anulare, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Questa è la mia seconda posizione. Per la terza posizione vado alla nota che ho ancora seguente sul basso, quindi dopo il La abbiamo il Si, parto dal Si e vado avanti vedendo quante note riesco a prendere, quindi Si, Do, qua in realtà Do, avendo suonato, dopo che ho suonato il Si mi ritrovo subito il Do, che è la mia tonica, io quindi parto dalla settima maggiore, e poi da qua sarà più facile, perché se so suonare, come abbiamo già visto nell'altro video, la scala di Do maggiore 2-4-1-2-4-1-3-4 come posizione, poi mi sarà avvantaggiato, saprò già cosa suonare almeno fino al Do, però poi dovrò ancora completare avendo ancora una corda a disposizione. Andiamo a vedere le note. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, e torno indietro. Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Questa era la terza posizione. Per la quarta, allora, io ho appena fatto quella di Si. Normalmente la prima era Sol, la seconda era la terza Si, mi verrebbe da dire Do, ma essendo
a distanza di semitono il do rispetto al si, la posizione è praticamente la stessa e quindi non viene calcolata. Devo saltare a quella dopo, quindi la terza posizione era quella di si, in realtà era quella di si e do, erano insieme. Quindi la quarta posizione parte dalla nota dopo, che è un re, re, mi, fa, sol, la. Qua ho lo stesso problema della seconda posizione, devo andare a fare uno scivolamento verso il manico, dopo aver suonato la vado col si, con l'uno, la mia nuova posizione, disposizione delle dita è questo qua, tasto 9, 10, 11, 12, si, do, re, mi, fa, sol, e poi torno indietro, sol, fa, mi, re, do, si, posizione con l'anulare, ritorno in posizione, annullo lo scivolamento, la, sol, fa, mi, re. Poi ho ancora una quinta posizione, che parte dopo il re, c'è il mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Qua mi fermo perché il si sarebbe un allargamento, cosa non prevista in queste cinque posizioni. La, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. La posizione seguente, essendo mi fa inglobati in un'unica posizione, sarebbe il sol, ma il sol è già quella che ho fatto sopra, quindi per questo le posizioni sono 5. Noi abbiamo queste 5 combinazioni che poi vanno a ripetersi andando sull'acuto, quindi se vuoi studia anche quelle, cioè noi impariamo le prime 5, ma poi se vuoi partire dal sol acuto ti fai la stessa posizione, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, che è uguale a questa, ok? Sarebbe la sesta, ma in realtà è di nuovo la prima. E poi puoi ancora andare avanti se il tuo basso te lo permette a livello di tasti. Queste combinazioni, secondo me, non vanno studiate a memoria, ma vanno ricavate di volta in volta. Questo ti porterà diversi benefici, soprattutto il fatto di conoscere le note sulla tastiera, ma anche a livello tecnico, perché come hai visto noi utilizziamo sempre tutte e quattro le dita, l'impostazione della mano quindi sarà ottimale. Quindi è un ottimo esercizio. Quello a cui puoi pensare è, secondo me, è il grado da cui parti, quindi ti avevo detto io parto dal quinto grado all'inizio del sol, perché il sol rispetto a do è il quinto grado, quindi se tu pensi ai gradi e ad esempio a dove si trovano le mie toniche nelle varie posizioni, seconda posizione la mia tonica è do qua e do qua, poi posso girarci intorno con pensando ai gradi, ma anche alle note, chiaramente. Se penso ai gradi mi sarà utile se sono anche nelle altre tonalità, quindi quando andrò a trasporre nelle altre tonalità, se penso ai gradi sarò avvantaggiato, sarà un po' più semplice, però anche in quel caso tu comunque devi sapere quali sono i diesis e bemolli delle varie scale. E infatti queste cinque posizioni, quello che ti propongo io, secondo me, che dovresti fare è quello di trasportare nelle altre varie tonalità, quindi ogni giorno, ogni volta che suoni in basso cambia tonalità e cerca di ricavartelo, in modo che non ti impari la posizione a memoria ma vai a ricavartela tutte le volte con le varie difficoltà sui avendo i diesis o i bemolli. Facciamo un altro esempio in un'altra tonalità, così puoi vedere se hai capito come calcolarteli. Mettiamo il re maggiore, ok? Il re maggiore abbiamo, come hai visto dall'altro video, se non li hai visti vatti a recuperare i miei video vecchi dove spiego anche come ricavarsi le tonalità, le alterazioni in chiave. Re maggiore ha fa diesis e do diesis in chiave. Io parto dalla prima nota grave che non va poi a implicare corda vuoto, quindi non il mi, mi rimane il fa diesis, ok? Fa diesis. Cos'è il fa diesis rispetto alla tonica re? È la terza maggiore, re, mi, fa diesis. Parto quindi dal fa diesis, sol, la, si, do diesis, chiaramente devo rispettare le alterazioni, re, mi, fa diesis, sol, la, si, e qui mi fermo perché la nota dopo sarebbe do diesis, un allargamento. Seconda posizione, fallo sempre andata e ritorno e mi raccomando, dopo fa diesis in realtà inglobava anche il sol. Seconda posizione parte da la, la, si, do diesis, re, mi, fa diesis, sol, la, si, do diesis, re.
Terza posizione, dopo la viene il si. Come avrai notato, il dito di partenza è sempre o l'uno, ad esempio in questo caso io parto con l'uno perché il si, si, do, diesis, re, dovrò andare sul re, oppure il due, io nella seconda posizione partivo da la perché dovevo fare la, si, do, diesis, quindi quando parti pensa a con che dito devi partire, quindi pensa alle note che devi suonare dopo e quindi regolati di conseguenza in modo che quando decidi una diteggiatura quella rimane. L'unico spostamento consentito è lo scivolamento che abbiamo già visto nella tonalità di do maggiore e adesso vedremo anche comunque qua. Terza posizione, quindi parte dal si, si, do diesis, re, mi, fa diesis, sol, la, si, do diesis, re, mi. Mi, re, do diesis, si, la, sol, fa diesis, mi, re, do diesis, si. Quarta posizione, parto dal do diesis, è quella che ingloba do diesis, re, mi, fa diesis, sol, la, si, do diesis, re, mi, fa diesis, sol, sol, fa diesis, mi, re, do diesis, si, la, sol, fa diesis, mi, re, do diesis. Quinta e ultima posizione parte dal mi, mi naturale, tasto 12, mi, fa diesis, sol, la, si, scivolamento, do diesis, re, mi, fa diesis, sol, la, la, sol, fa diesis, mi, re, do diesis, ritorno in posizione con l'anulare, si, la, sol, fa diesis e mi. Bene, queste sono le 5 posizioni in re maggiore. Prova a vedere, facendo un paragone da do e re, se ti è tutto chiaro e soprattutto provale in altre tonalità. Se ti vengono dubbi, domande, perplessità, suggerimenti, scrivimi e spero che di esserti utile in qualche modo e magari ci vediamo in qualche prossimo video. Grazie ancora e ciao, a presto, Carlo.